Signore e signori, traders ed investitori, buongiorno e benvenuti all'Intraday Club Analisi, Contesto e Pre-Market. Lunedì 20 novembre, inizio di una nuova settimana, anche oggi insieme ad analizzare i principali sottostanti americani per farci trovare pronti al suono della campanella delle 15:30. Partiamo come sempre con un recap, in questo caso di quella che è stata la seduta di venerdì. Standard & Poor's, future sempre a scadenza dicembre, 1.17 milioni di scambi e 11.25 tra minimo e massimo. Seduta leggermente negativa prettamente sul finale, la prima parte di mercato, come possiamo osservare, è stata un mercato piuttosto contrastato. Lo vediamo anche dalle diverse spike che ci sono state in queste visualizzazioni a 5 minuti. Finita la prima parte di mercato, il titolo ha lateralizzato fondamentalmente in un paio di punti, in un contesto di bassissimo scambi, e solo nell'ultima mezz'ora ha avuto questo movimento tendenzialmente ribassista che lo ha portato a chiudere sui minimi di giornata in area 76,25. Discorso simile anche sul nostro Nasdaq, 271.009 scambi e 43.25 tra minimo e massimo. Nasdaq che si mantiene molto forte anche in questo caso, quotazioni sempre sopra la mega area dei 6.300, e come possiamo vedere andamento pressoché simile, prima parte di mercato molto contrastato, parte centrale molto laterale, e già qua la discesa è iniziata un po' prima rispetto all'S&P, circa un'ora in anticipo, e anche in questo caso segnaliamo una chiusura sui minimi di giornata ma sempre sopra l'area 6.300. Trade log, come ogni venerdì noi dell'Intraday Club non tradiamo, quindi trade log vuoto. Tralasciamo quella che è stata la settimana scorsa, entriamo nel vivo di questa settimana. Un paio di precisazioni oltre alle news di oggi, che comunque riguardano prettamente l'Europa col discorso di Mario Draghi. Segnaliamo questa settimana giovedì, che è festa negli Stati Uniti, quindi i mercati saranno chiusi, e venerdì è il Black Friday, quindi i mercati a metà regime faranno solo qualche ora. Quindi una settimana che si preannuncia quantomeno in un'ottica statistica piuttosto tranquilla, anche se, come vedremo tra poco dal contesto e pre-market, ci sono diversi punti che potrebbero portare invece un po' di volatilità sui mercati. Andiamo subito a vederli, quindi con una prima analisi, quello che è successo dalla mezzanotte fino al pre-open attuale. Allora, passiamo da una visualizzazione da 5 minuti a 1 minuto, perché segnaliamo subito una ripartenza delle contrattazioni dopo la mezzanotte, con un picco di un paio di punti dalla chiusura di 76,25, ma che è stato subito rimangiato nella prima parte della seduta asiatica, ma soprattutto vedete quel ribasso lì intorno alle 3 del mattino che ha portato l'S&P sui minimi addirittura in area 67,25. Ha cercato di riprendersi un po', ma in chiusura dei mercati asiatici vediamo un nuovo abbassamento delle quotazioni che l'hanno riportato di nuovo a ridosso dell'area psicologica dei 67,50. Apre l'europeo, aumentano anche gli scambi, il titolo riprende pian piano forza, pur sempre con un movimento ondulatorio, quindi delle buone reazioni su quelle che sono le aree psicologiche, e proprio a ridosso, diciamo, del nostro orario di pranzo va a riprendere il prior close di venerdì in area 67,25. Sembrava quindi delinearsi una giornata con un leggero contesto ribassista, pur avendo ritrovato il giusto prezzo, diciamo, a ridosso della chiusura di ieri. Invece in quest'ultimo pre-open possiamo assistere a un ulteriore aumento delle quotazioni, il titolo è passato ad area 75 e in questo momento si sta trovando proprio a ridosso dei massimi di giornata, sfiorando l'area psicologica degli 80, quindi in un contesto che per adesso, nonostante tutto quello che abbiamo visto, sembra un contesto positivo. Alla luce di quelle che sono queste valutazioni, andiamo a tracciare delle proiezioni operative per tutti coloro che intendono tradare nella fascia pomeridiana, quindi dalle 15:30 alle 16:30, ricordando sempre che sono indicazioni a scopo didattico da effettuare solo ed esclusivamente sulla vostra piattaforma simulata. Allora, attenzione, perché come già abbiamo contestualizzato in questo pre-market, sembra non essere una seduta innanzitutto di semplice lettura, e seconda cosa, nonostante ci troviamo in una settimana di carattere festivo, abbiamo già avuto un movimento in pre-market di più di 12 punti, passando da una tendenza piuttosto negativa per tutta la prima parte a quella che adesso è diventata una tendenza positiva. Quindi verranno estremamente utili quelli che sono i primi 5 minuti per definire se effettivamente
continuerà questa cavalcata rialzista dell'ultima mezz'ora oppure è stato solo un fuoco di paglia e dopo questi 5 minuti il titolo tornerà a scendere come abbiamo già visto sul mercato asiatico. Quindi attenzione non solo nei primi 5 minuti, ma mi aspetto un po' di bravura nell'individuare quella che è una possibile tendenza alla luce di quello che abbiamo visto. Andiamo a circoscrivere il titolo in un movimento di circa 15 punti che individuerei inizialmente tra area 82-50, la parte alta, quindi uno short su inversione volumetrica sotto questo aspetto. La prerogativa è che il titolo continui a salire, ma in maniera piuttosto tranquilla, quindi una prima inversione, visto anche che bene o male ha reagito anche all'interno del pre-market. Andrei con un più 6, meno 6. Per quanto riguarda invece un movimento a ribasso, andiamolo a circoscrivere inizialmente sul 67-50, che a prescindere da quello che è stato il minimo toccato, diciamo, in questa mattina per ben 2 volte, è una buona area psicologica che va a circoscrivere il titolo esattamente in 15 punti. Fatti gli estremi, andiamo a lavorarlo, diciamo, in un'ottica più operativa. Se il titolo dovesse scendere sotto al prior close, quindi si manifesterebbe un ritorno in un contesto negativo, uno short in area 73,50 con l'obiettivo un sell stop in andarlo a prendere sull'area psicologica dei 72,50, quindi in questo caso con un più 4 meno 4. Se invece vediamo che l'inversione è piuttosto debole sui 72,50, in questo caso andiamo con un long sempre a più 6 meno 6, sfruttando quindi l'area psicologica. Quindi, come esattamente la seduta di mercoledì, mi affido al vostro buon senso. Se vediamo che un mercato accelera a ribasso, prendiamolo in sell. Se invece si avvicina pian piano, andiamo in un buy di inversione che andrà a circoscrivere il titolo, bene o male, a ridosso della chiusura di quello che è stata venerdì e il range operativo di oggi. Quindi, da qua partiamo. Ripeto, l'attenzione, mi raccomando, non sarà una seduta facile da tradare, quindi massima attenzione. Parleremo di tutto questo ovviamente stasera, come sempre in diretta alle 19 con il Live TV. Ricordo a tutti quanti voi che potete anche richiedere un periodo di prova di 14 giorni. Trovate il link in descrizione così che ci potete vedere all'opera in tutto quello che è il nostro Intraday Club. Anche per oggi è tutto, ora entro in modalità Zen, inizio a prepararmi per l'apertura, ricordando che ci sono giornate buone e ci sono giornate cattive. L'importante è non smettere mai di crescere. Un saluto da Stefano Corvi e dai traders di Alfa For All.